progressi significativi naturalmente da confermare, ma ogni partita fa storia a sé, non è soltanto un modo di dire. Il Pescara vuole blindare il terzo posto, obiettivo oggi più che mai alla portata, di fronte al Taranto ad un passo dalla salvezza, squadra ispida, aggressiva, che costringe l'avversario a giocare male. Chiaro il piano gara dei due allenatori, Zeman e Capuano. Sicuramente una squadra basata sul lavoro difensivo e poi davanti quello che trova. Spero che riusciamo a giocare sui ritmi alti e che li mettiamo in difficoltà, visto che loro sono spesso in otto, ci sono pochi spazi, però si devono cercare. È normale che più veloce giochi, meglio è. Dovremo andare in campo aggressivi, quella è la nostra qualità, la cattiveria agonistica illimitata, cercando di imbruttire una squadra che quando riesce a palleggiare, a trovare l'ampiezza, le giocate, ha un maestro in panchina nella fase offensiva, quindi però ecco, noi domani dovremo essere molto attenti. Loro comunque hanno qualche difetto, nella maniera più assoluta, perché non è che si gioca contro il Real Madrid domani, tutto rispetto, si gioca contro una squadra importantissima per la categoria. Come diceva Carletto Mazzone, 11 sono loro e 11 saremo noi. Plizzari infortunato, Brosco e Milani squalificati, tre pali sommariva per l'ex Monza, sarà la nona presenza in campionato, quinta dal primo minuto. A sinistra giocherà Crescenzi, dubbi nel cuore della difesa, tre giocatori per una maglia. Pellacani, Bobben e Ingrosso, al momento in vantaggio, mai impiegato da Zeman. Non ci dovrebbero essere altre varianti. Ecco dunque il probabile 11, sommariva tre pali, in difesa Cancellotti, Ingrosso, Mesic e Crescenzi, a centrocampo Fia, Palmiero e Craia, in attacco il tridente Merola, Lescano, Colai. A proposito dell'italo-albanese, senza dubbio in crescita, Zeman lo pungola così. Praticamente lui, se c'ha la palla terzino destro, lui la sinistra alza le mani, vuole la palla, invece di prepararsi entrata, tanto non ce la potrà dare mai. La vuole sempre, quello sì. Poi spesso quando la riceve non sa che fare. Taranto ad un passo dalla traguardo salvezza, tre giornate dall'epilogo, 5 i punti di vantaggio sulla zona playout, 23 gol fatti, peggiore attacco del girone, 36 incassati, quinta migliore difesa. I numeri del girone di ritorno, 15 punti in 16 partite, appena 4 gol realizzati tutti in casa e soltanto 8 subiti, di cui 3 allo Iacovone. In casa il Taranto ha conquistato ben 30 punti, con 110 gialli e la squadra più ammonita. Indisponibili Manetta, Diaby, l'ex Crecco e lo squalificato Rossetti. Non al meglio Capitan Ferrara. Sistema di gioco 3-5-2. Il probabile 11, Vannucchi Trepali, in difesa Sciacca, Antonini e Formiconi. Sulle fasce Mastro Monaco e Boccadamo. A centrocampo Labriola, Play, Mezzali, Romano e Mazz. Davanti Bifulco e Tommasini. 7 gol in campionato. Tra Zeman e Capuano è la prima sfida. Cosa pensa l'uno dell'altro? Lui è un lavoratore, ha certa idea di calcio e cerca di proporre. Non ha avuto poche volte le squadre che miravano a qualcosa di importante, però ci crede su quello che fa e spesso convince la squadra di seguirlo, e quella è la cosa più importante. Io non faccio come gli altri miei colleghi che osannano. Zeman sa quello che io penso di lui, lo conosco da tanti anni, è una persona che a prescindere dalle qualità sul campo è un esempio che dovrebbe esserci nel calcio, come moralità, come schiettezza e quant'altro. Infine uno sguardo ai precedenti, in riva allo Ionio sarà il 20° confronto, 8 successi del Taranto, 6 pareggi, 5 le vittorie del Pescara. Nelle immagini, 8 marzo 1987, il Pescara di Galeone perde 1-0 al minuto 78 sugli sviluppi di un corner battuto da Maiellaro. Che giocatore! Decide Silvio Paolucci, abruzzese di Tollo, in attacco faceva coppia con Totò De Vitis, a centrocampo l'ex Beppe Donatelli, sullo 0-0 gol annullato
annullato a Primo Berlinghieri, tenuto in gioco da Paolinelli, arbitro Boschi di Parma. 7 giugno 1992, Pescara già promosso in A, il Taranto la sblocca con Marino che infila Torresin, raddoppio di Lorenzo. Nel secondo tempo accorcia le distanze Antonio Martorella. Serie C, 13 aprile 2003, successo debordante del Pescara di Ivo Iaconi, 4-0, 19esimo tiro di Cristian Biancone, rocambolesco autogol di Filippi, raddoppio da urlo di Pasquale Apa, controllo col destro sul lancio illuminante di Cecchini e gran sinistro sotto la traversa. Nella ripresa tris e poker ancora di Cristian Biancone. L'ultima volta a Taranto, 21 marzo 2010, 1-0, incalce la prodezza di Super Ganci, poi anche la firma del portiere Bartoletti, decisivo su Di Roberto e Scarpa.